Salve, benvenuto e benvenuti nel canale dei Sorrisi Azzurri, ottavo giorno in compagnia di questo testo che oggi ci aiuta a creare una giusta situazione d'armonia con gli altri, con i nostri colleghi e soprattutto con le persone con cui conviviamo, quindi i nostri familiari. Gli altri possono essere sia positivamente d'aiuto per noi, oppure possono esserci d'ostacolo, sia a fin di bene oppure perché non comprendono bene il problema e pertanto vengono ad avere degli atteggiamenti e dirci delle parole che in qualche modo possono metterci in ansia, infastidirci e quindi disturbare il nostro percorso di dieta e comunque di correzione del nostro atteggiamento nei confronti del cibo. Quindi non cerchiamo a tutti i costi la situazione ideale, ma la soluzione migliore per affrontare anche le circostanzialità e le relazioni intorno ai nostri nuovi modi di vivere e quindi anche nel nostro percorso alimentare, salutare. Anzi, cerchiamo di fare opera di convincimento spiegando che il nostro percorso non è soltanto atto al dimagrimento, ma è comunque un percorso che vuole trovare uno stile di vita sano che persisterà per tutto il resto della nostra esistenza. E proprio perché questo stile di vita deve essere poi costante e nostro per tutta la nostra esistenza e non per un breve periodo, non dobbiamo contare sulla ferrea autodisciplina e ferrea volontà, perché si possono sempre avere momenti di cedimento, non si può essere sempre forti e integermi in un discorso di dimagrimento o di altro tipo. Quindi ovviamente magari nel periodo in cui si dimagrisce bisogna essere più restrittivi e poi si può avere un'alimentazione un po' più aperta a mangiare qualcosina in più, però sempre in quella nuova ricerca di salute e di equilibrio. Quindi mai dire va bene, sono stata a dieta tanto tempo e oggi mi sfondo. Ecco, questo comunque non deve avvenire mai, perché prima di tutto fa male alla salute e poi si innesca con quell'abitudine che noi stiamo cercando di levare, di premiarci in qualche modo con il cibo. Ovviamente, come abbiamo detto anche ieri, il cibo è anche una fonte di piacere. Questa fonte di piacere noi la possiamo ricercare proprio perché abbiamo delle ansie, dei problemi in altri aspetti della vita, e lì nel cibo troviamo quella fonte di benessere, di bene, di piacevolezza che non riusciamo a trovare in altre situazioni che sono abbastanza dure. Bene, questa storia deve finire, ecco, deve finire, perché comunque se riusciamo a concentrarci poi sul problema che abbiamo e non ci distraiamo dal problema perché ci dedichiamo al cibo, risolveremo anche meglio tutti i nostri problemi, saremo anche delle persone più volitive e più capaci di affrontare le situazioni di vita che abbiamo. Quando abbiamo dei momenti difficili, delle cose impegnative da fare, facciamole e non distraiamoci da questi impegni, non rimandiamo i nostri impegni, non rimandiamo la soluzione ai nostri problemi rifugiandoci nel cibo, nel piacere del cibo, perché magari ci fa paura affrontare quello che dobbiamo fare, che
in apparenza è lontano dal benessere e dal piacere, perché è qualcosa che ci costa fatica. Dobbiamo quindi riuscire a trovare piacere nell'affrontare le cose difficili, quindi nel coraggio, e amare anche questi percorsi e non fare comunque i bimbi, cercando sempre le strade più facili, perché molte volte le strade più facili non portano da nessuna parte, anzi addirittura ci fanno cadere nei dirupi del sovrappeso o di altre situazioni che poi non ci fanno del bene e comunque non ci piacciono, e che innescano quel circolo vizioso di scontentezza generale della nostra esistenza. Per vincere la tentazione di trovare nel cibo quell'appagamento e quel piacere che invece vorremmo avere e trovare in altre situazioni della nostra vita, pianifichiamo i nostri pasti, quindi facciamo il nostro planning, e quindi se proprio non abbiamo tempo di farlo settimanalmente, almeno decidiamo il giorno prima per il giorno dopo. Quando abbiamo tutto già dosato e pianificato, sarà più facile rispettare i momenti in cui mangiare e anche le quantità e le tipologie di cibo che dovranno essere sulla nostra tavola quotidianamente. L'autore ha raccolto dal proprio forum alcuni suggerimenti venuti dagli utenti, ve ne voglio leggere alcuni che io ho trascritto e che ho messo su un bigliettino e mi rileggo durante la giornata. Non mangiare per calmarti, bensì quando sei calma. Fai cose che ritieni siano positive per te, anche dal punto di vista alimentare. Prima sentirsi bene e poi mangiare. Il primo motivo per mangiare deve essere sempre l'intenzione di nutrire il corpo. E adesso veniamo alle domande per questo giorno. E di nuovo bisogna rispondere in maniera spontanea e sincera. Prima domanda: a chi volete mostrare con il vostro sovrappeso quanto siete feriti e incompresi? Seconda domanda: di quanto tempo ritenete di aver bisogno per raggiungere il vostro peso ottimale, cioè il vostro peso equilibrato, se applicate in maniera coerente, senza sforzi e anzi con orgoglio e divertimento i suggerimenti descritti? Ultima domanda: quale svantaggio dovete considerare se mettete in risalto il vostro corpo snello con un abbigliamento attraente? Il video finisce qui, e se vi è parso utile vi prego di mettere un bel like e di iscrivervi al canale e dare un'occhiata alla playlist che contiene tutti i video dedicati a questo libro, e magari di seguire anche il video che proporrò domani. Ciao!